ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Oggi vi mostrerò i nuovi rossetti dell'Eufidra che si chiamano Rosso Matto. Sono delle tinte labbra liquide che resistono tutto il giorno. Qui ho tutti i colori da mostrarvi, sono veramente tantissimi. Sono dei colori che vanno dal rosso al corallo, al rosa, fucsia, malva. Ho la possibilità di farveli vedere tutti, uno per uno. Alla fine, quando vi avrò mostrato tutti i colori, ne metterò solo uno che poi utilizzerò tutto il giorno e vi farò alcuni check prima di mangiare e dopo aver mangiato stasera per farvi vedere com'è durato il rossetto sulle mie labbra, quindi la sua tenuta, se si sgretola, se si sposta, se si muove. Questo perché io ho le labbra molto secche, quindi solitamente ho bisogno di un rossetto che non le secchi ulteriormente e soprattutto un rossetto non così spesso, perché rischio di trovarmi dopo un po' con le labbra tutte spaccate e il rossetto che è presente sulle labbra ma a macchie. Quindi vi mostrerò i vari colori di questi nuovi rossetti dell'Eufidra e successivamente vi farò vedere la tenuta tramite alcuni check.
messo Sweet come ultimo rossetto, è il rossetto che voglio utilizzare tutto il giorno, quindi sarà questo colore che verrà messo alla prova oggi con i vari check. Per quanto riguarda la texture, sono veramente sottilissimi, quasi impalpabili. Non si sentono davvero sulle labbra, non sono spessi, non sono grumosi, si stendono veramente benissimo, sono fluidi ma non eccessivamente da macchiare i denti, da spostarsi, da andare in giro. Si asciugano subito. Adesso faremo la prova bacio per vedere se sono anche no transfer. Come vedete sono no transfer, non trasferiscono colore quando bevete sul bicchiere. Sono dei rossetti che si asciugano completamente, si è già asciugato, non evidenziano la secchezza delle mie labbra. Io ho delle labbra molto secche, piene di pellicine, anche se faccio lo scrub mattina e sera, io ho comunque delle labbra molto molto secche, quindi di solito le tinte per le labbra evidenziano questa secchezza. Non mi sembra che questo rossetto lo stia facendo, anzi mi sembra che sia un colore molto bello omogeneo, non sia macchie. Con l'acquisto di un rossetto che viene €14,90 c'è il regalo, l'impacco labbra in tessuto con acido ialuronico e pantenolo, riempitivo distensivo e levigante, quindi avrete questo in regalo. Questo io vi consiglio di utilizzarlo dopo uno scrub per le labbra, è una maschera in tessuto che appoggerete sulle vostre labbra e la dovete lasciare in posa per 15 minuti. Quello che rimane, il prodotto in eccesso che rimane una volta tolta la maschera, la potete massaggiare sulle labbra ed è un impacco nutriente fantastico. Già provato, già testato ed è veramente ottimo. Quindi niente, io vi lascio ai check durante la giornata per farvi vedere come dura questa tinta labbra sulle mie labbra personalmente. Quindi se si sgretola, se si sposta, se si spacca, ma soprattutto come va via. Perché ci sono tantissime tinte labbra che ad esempio vanno via solo ai lati e rimangono belle intense al centro, oppure che vanno via al centro di tutte le labbra e rimane soltanto il contorno labbra intenso della tinta e tutto il resto sparisce. Quindi voglio vedere come va via questa tinta labbra durante la giornata e soprattutto se va via. Diamo inizio al test, sono le 14:13 di pomeriggio, ci rivediamo alle 7 di sera, quindi poco prima di mangiare, così vediamo com'è durato il rossetto al lavoro, poi vi farò il check dopo cena in modo da farvi vedere come ha retto il trucco dopo aver mangiato. Un bacio, ciao! Ciao ragazze, allora sono le 7:15 di sera, quindi scusate la luce, e questo è il risultato alle 7:15 di sera, si è tolto un po' ai lati della bocca e leggermente all'interno. In questa zona qua a contatto con la mucosa si è leggermente tolto. Per quanto riguarda il resto, il colore si è schiarito, quindi ha perso di intensità, non si è tolto a macchie, non si è screpolato, non si è sgretolato. Vedete che a parte in questa zona qui, tutto il resto mi sembra abbastanza uniforme. Voi tenete conto che io ho portato la mascherina tutto il pomeriggio, quindi ho avuto comunque qualcosa sempre a contatto con la bocca, quindi è normale che si sia un po' tolto. Adesso sono pronta per andare a mangiare, quindi vi farò un check dopo cena per farvi vedere come ha retto il rossetto con il cibo mangiando, perché io per adesso oggi pomeriggio non ho avuto tempo di mangiare, non ho avuto tempo di bere, non ho avuto tempo di fare niente, ho portato solo la mascherina e basta. Niente, vi aggiorno successivamente per farvi vedere come ha retto il rossetto con la cena. Un bacio, ciao! Ciao ragazze, allora, nuovo aggiornamento, l'ho fatto in un'altra stanza che c'è una luce migliore. Il rossetto è leggermente andato via, si è schiarito tantissimo dopo la cena. Ho mangiato una bistecca con un po' d'olio e dell'insalata, quindi comunque qualcosa di abbastanza oleoso. E è normale, penso che vada via, però non è andato via a macchie, cioè si è scolorito tanto, però
è comunque rimasto un colore uniforme, pur essendo più chiaro di quello che ho messo alle due. E è rimasto molto intenso in questa zona, per il resto, come potete vedere, si è tolto parecchio. Vi farò l'ultimo aggiornamento poco prima di struccarmi, ma penso che la situazione rimarrà bene o male così invariata, dato che non mangio e non bevo più fino a stasera, quindi immagino che rimanga così. Ci vediamo dopo per il terzo aggiornamento. Ciao ragazze, allora, ultimo check, sono le 23, sto per andare a letto, quindi mi sto per struccare. Il rossetto, come ben potete vedere, è totalmente andato via, però sono contenta perché è andato via lentamente, piano piano, si è sbiadito lentamente, quindi non è andato via in pezzi. Comunque l'effetto che dava, pur essendosi sbiadito notevolmente, l'effetto che dava era comunque molto bello, non faceva l'effetto screpolato, cartapesta, ecco. Come sempre spero di esservi stata d'aiuto, spero di avervi fatto vedere al meglio tutti i colori di questi nuovi rosso matto dell'Eufidra. Io vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo il prossimo martedì con il prossimo video. Un bacio, ciao!